to the black, the white and the yellow. Hello, voglio dire hello. Hello people, lo sapete questo è l'hip hop, quello che si fa quando si è stupidi. Occhio come Pippo, e lo sai che non Pippo, ma sono sempre esaltato, sono un tipo che è esaltato al di là del limite che distingue una persona indivisibile da una che è frazionata in modo schizofrenico. E quindi lo capisci che quando ascolti questa roba ti senti un verme di nervi, strisci per terra. Questo era il rap che si sentiva negli anni 80 e si diceva boh, noi siamo le pantere nere, continuiamo a fare rap tutte le sere, e di conseguenza questa è la nostra rivolta. Di fronte a noi ce n'abbiamo molta, siamo la gente nera, la gente più vera, la gente che spera, la gente che quando l'altra gente la sente dispera. Non ci facciamo una pena, noi chiamo, continuiamo, questo non è una cosa. È per dire che insomma questa è la differenza tra il vecchio rap e il mio rap, che assomiglia più a un'esposizione divulgativa della scienza. Di conseguenza è da distinguere come una sorta di cultura nera che si è integrata nell'Occidente. Io continuo a rappare così tanto e muovermi così tanto che se sbatto il microfono perdo un dente. Occidente. Tipo di rivolta che sarà non controllata e solidificata ma più sciolta, quindi c'è una sorta di diarrea popolare che riesce a cagare fuori dagli schemi dei sistemi sociali, e quindi siamo i mali che vengono identificati ma poi riescono a disidentificarsi tramite processi territoriali più o meno mentali o reali. Quindi sta attento perché ho degli ideali con i quali posso proporre un futuro insostenibile, ma nel senso di sempre più difficile e incredibile. Ma d'altronde non sono né un utopista né una persona di un movimento, di un partito politico, di un pure di quelli, come si dice, di un gruppo che vuole toglierti il dubbio per dirti questo è il problema, se non fai quello che dico io stai sbagliando sicuramente, quindi prendi la tua mente, mettiti dal mio punto di vista, ci mettiamo tutti in fila, così ci inculiamo tutti a vicenda. Ma giusto per capire che oggi il debito non è più verso un'entità trascendente, è verso i mercati finanziari che sono un qualcosa di immanente, ma che non conosciamo, non sappiamo più dove si trovano e di conseguenza non si scovano, noi non sappiamo più a chi dobbiamo darlo. Prima lo sapevi, no? Era Dio, l'io dava il debito a Dio, adesso l'io dà il debito ai mercati, li hai cercati, non li hai trovati, di conseguenza tutto è più paradossale, ma tutto resta con lo stesso tono morale, ovvero sei indebitata, sei cattiva, sei indebitato, sei cattivo, devi pagare, pagare, pagare. E questo è rimasto uguale, è sempre rimasto un tono morale con il quale ci si approccia al tema del debito. E che ne sanno del metodo keynesiano ripensato dalla crisi del 29 fino all'anno in cui viviamo? Questo manca, cioè cosa ne sanno coloro che vi parlano di debito, di quella che invece è l'uso delle mettere moneta di uno Stato? Ma che cosa sto parlando in questo live, di qualsiasi cosa, da Platone fino all'emissione di moneta? Non so cosa sono, sono un nuovo profeta, quelle persone che si mettono a via di merda fra rapper underground oppure clown, sai, vuoi cosa vuoi, pezzo di torta, se vuoi ti faccio anche quello che serve, sono un server di dati.